In questi giorni ho dovuto realizzare il mio showreel. Mi sono finalmente deciso e ho selezionato tutte le migliori immagini che ho realizzato negli ultimi 2 anni per realizzare il video, il mio biglietto da visita come videomaker e regista. Prima di procedere però vi chiedo di iscrivervi al canale se vi piacciono queste cose sulla fotografia, videomaking eccetera eccetera. Arriveranno tantissimi backstage dei miei lavori, vedrete un sacco di cose nei prossimi mesi, quindi se vi iscrivete mi fa solo che piacere. Fare lo showreel è sempre una cosa noiosa, cioè è proprio l'edit più palloso che esiste, perché ci vuole un sacco di tempo, bisogna trovare la roba, bisogna trovare anche un'idea, qualcosa di interessante, perché uno vede queste immagini tutte a caso e non ci capisce niente, no? Ma infatti è una di quelle cose che di solito si rimanda all'infinito. Però lo showreel è veramente importante perché è il nostro curriculum, gli altri mandano il CV e noi abbiamo lo showreel da mostrare. Visto che l'ho fatto settimana scorsa, oggi voglio darvi 5 consigli per realizzarlo al meglio. Consiglio numero 1: tieni sempre organizzato il tuo materiale. Negli ultimi anni ho iniziato a organizzare per bene il materiale, di modo che se mi servisse qualcosa fatto in passato riesco a recuperarlo facilmente. Quindi ho 2 hard disk che utilizzo come backup e uno che utilizzo per gli export. All'interno dell'hard disk c'è una cartella con l'anno corrente e all'interno dell'anno ci metto tutti i progetti. So che sembrano stupidaggini, ma l'ordine è una cosa veramente importante, soprattutto per non impazzire e perdere un sacco di tempo, per trovare delle immagini fatte in passato, ad esempio per fare uno showreel. Consiglio numero 2: utilizza solo i video di export. Le prime volte che ho fatto uno showreel ho preso tutto il girato possibile e immaginabile e l'ho schiaffato in timeline. Ecco, questa è follia, non lo fate assolutamente. Innanzitutto perché vi ritrovate un sacco di file inutili, cose da buttare, riprese che non funzionano, eccetera, eccetera, che dovete scorrere, quindi perdete un sacco di tempo. E in secondo luogo appesantite veramente tanto il progetto, quindi
assolutamente sconsigliato. Utilizzate direttamente i file di export, almeno avrete dei file più leggeri e riuscite a editare, diciamo, tranquillamente il vostro video. Male che vada, se non vi piace la color che avete realizzato un anno fa di quel progetto, riaprite il progetto, rifate la color e lo riesportate. Terzo consiglio, e forse il più importante, segui una linea di stile. Questo è un punto veramente fondamentale. Io ad esempio mi sono ritrovato tantissime cose da prendere in considerazione, dai video musicali ai video food ai video un po' più corporate. Decidete qual è la cosa che vi piace più fare e sulla quale volete puntare. Io ad esempio ho voluto puntare tanto sulla moda e sui video musicali, quindi il resto l'ho, diciamo, un po' escluso. Se un ipotetico cliente vi guarda lo showreel, e questo è ad esempio un brand di borse, e trova cose tipo il video all'azienda metalmeccanica oppure la sagra del fagiolo, è chiaro che lui perde attenzione molto facilmente, perché sono cose che oggettivamente non gli interessano. Cercate di farlo mirato al pubblico che ricercate. Piuttosto fate più di uno showreel, uno per le aziende e uno per i video musicali. È veramente inutile mischiare mondi diversi. E qui ci ricolleghiamo al quarto punto. Crea un look omogeneo. Il look del video non può essere luminoso e super saturo e la clip dopo buia, contrastata e totalmente desaturata. Cioè, questa cosa ti disorienta molto, quindi bisogna cercare di mantenere un filo conduttore anche dal punto di vista del look. La domanda è: che stile hai? Ecco, cerca di mantenere quel tuo stile per tutto il video, in modo che un cliente, una persona che ti guarda, sa che te realizzi delle cose del genere, sai fare queste cose qua, questo è il tuo stile, questo è il tuo look. E diciamo che così potrebbe già immaginarsi il tipo di prodotto che tu potresti dargli. Quinto e ultimo tips di oggi: perdete tempo nel sound design. Qui più di ogni altro video sapete che chi lo sta guardando è un ipotetico cliente, quindi è importantissimo mantenere l'attenzione al massimo, e quindi è chiaro che la musica ricopra un ruolo molto importante, e lo showreel è veramente il video più importante vostro, quindi non è che potete prendere una canzone che sì, vi piacicchia, però lo sentite che magari non è quella giusta. Per lo showreel dovete trovare quella perfetta. Per questo video ho passato tipo una settimana a cercare la canzone. Volevo che venisse bene, che venisse come me lo ero immaginato. Bisogna dedicargli il giusto tempo, anche se il tempo non si ha. Nel montaggio aggiungeteci anche dei suoni originali dal video vero, perché questo aiuta ulteriormente a mantenere la concentrazione, quindi tutto è importante. Se non siete tanto capaci a fare sound design, volete una musica originale, eccetera eccetera, chiamate una persona che è esperta in queste cose. Vale la pena investire nella propria immagine. Cioè, voi siete i primi a vendere questo concetto. Bene, spero che questi tips vi siano stati d'aiuto. Vi consiglio anche di guardarvi tanti showreel su YouTube, su Vimeo, eccetera eccetera. Questo video è nato proprio perché prima di fare il mio showreel ne ho guardati diversi e ne ho visti alcuni veramente agghiaccianti, dove proprio il punto 3 e 4 sono stati omessi totalmente, quindi ho sentito proprio l'esigenza di parlarne e dire la mia su come farei uno showreel, ecco. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per farmi contento.